Essere colpiti dal dardo della bellezza che ferisce l'uomo, essere toccati dalla realtà, dalla personale presenza di Cristo stesso. Così scriveva il filosofo e teologo Kabasilas, santo della Chiesa bizantina del 1400. Nel linguaggio della bellezza la verità si mostra come splendore, uno squarcio sull'aldilà che ci induce allo stupore, alla gratitudine, alla gioia. Questi sono i temi che i miei amici proveranno ad esporre in questo studio interdisciplinare dal bellissimo volume La bellezza ritrovata, pubblicato nel decennio della sua ordinazione episcopale e dagli inseparabili docenti di arte e religione, il professor Solomite Piemontese. Quello d'arte e fede è un dialogo difficile, a cui non bisogna rinunciare se si vuole tradurre in linguaggio contemporaneo l'ansia di bellezza che ogni uomo porta nel suo cuore. Diceva Boffo, un dialogo difficile già a partire dalla metà dell'Ottocento e poi è entrato in crisi con il secolo scorso, quando il mercato si è sostituito al principale committente, la Chiesa. Si è così spezzato il rapporto bimillenario non solo tra arte e fede, ma anche tra arte e bellezza.
La ricerca di un rapporto di verità e di cordiale collaborazione tra arte moderna e spirito religioso trova una prima sensibile attenzione già nell'encifica Mediator Dei di Papa Pio XII, dove leggiamo questa indicazione: non si devono disprezzare e ripudiare genericamente per partito preso le forme e le immagini recenti dell'arte, evitando con saggio equilibrio l'eccessivo realismo da una parte e l'esagerato simbolismo dall'altra. Il Concilio Vaticano II, una ventina d'anni dopo, propose nitidamente una feconda distinzione fra un'arte di contenuto religioso e spirituale, l'arte religiosa, libera e autonoma, e un'arte puramente sacra, intesa come produzioni di immagini finalizzate al culto e all'edificio sacro. I papi Giovanni XXIII e Paolo VI ci hanno insegnato che l'arte deve raccontare quanto è accaduto nel rapporto tra Dio e l'uomo. L'arte sacra non può essere frutto del narcisismo dell'artista, ma nasce dalla storia della salvezza. Questo genera lo stupore religioso. Il rapporto tra Dio e l'uomo è vissuto nel segno dell'amore e l'arte sacra lo esprime con intelligenza, affetto e volontà. Non è solo una finestra che si apre all'infinito, ma è anche missione e annuncio, come si esprime Papa Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti. La bellezza è in un certo senso l'espressione visibile del bene. Gli artisti, mentre obbediscono al loro estro nella realizzazione di opere veramente valide e belle, rendono anche un servizio sociale qualificato a vantaggio del bene comune. Eccellenza, questo libro che abbiamo avuto tra le mani, La bellezza ritrovata, risulta oltremodo evidente quando le stia a cuore vedere la Chiesa, sua sposa, rifulgente di luce e di splendore. Nell'esprimere pertanto la nostra gratitudine alla nostra preside per averci indicato anche quest'anno una riflessione di grande espressione culturale sul rapporto tra arte e spiritualità, accogliamo con viva attenzione la voce del nostro vescovo, da molti ritenuto un grande esperto nel settore, oltre che infaticabile restauratore di una bellezza nascosta e per molto tempo dimenticata. La storia dell'umanità è ricca di uomini che hanno conosciuto la fede attraverso l'arte. Pensiamo a Max Chagall o ad Oscar Wilde. È sbagliato dire che l'arte c'entri poco o nulla con la fede. Infatti, come potrebbe essere altrimenti? Raffaello, Michelangelo hanno messo a servizio della teologia e del Vangelo i loro intramontabili capolavori. Si sono resi sacerdoti, come ha detto Paolo VI. Inoltre, quindi, attraverso i loro capolavori sono riusciti a rendere la bellezza astratta del sentimento religioso e a trasformarla nella bellezza concreta delle loro opere d'arte. Ma quando parliamo di arte non parliamo solo di pittura o di scultura, parliamo anche di cinema, di musica e di letteratura. Per questo abbiamo voluto realizzare un lavoro che abbracci a 360 gradi il concetto di arte. Infatti le diapositive che verranno mostrate recano un'immagine che è solitamente un quadro, che porta un titolo che richiama grandi capolavori della letteratura o del cinema internazionale o anche della musica e sono accompagnate da citazioni di intellettuali e artisti. Quindi nella prima diapositiva vediamo la nascita di Venere di Botticelli, il titolo Cerchiamo la bellezza ovunque è il titolo di una canzone dei Marlene Canza, un gruppo attuale che indica praticamente la volontà dell'uomo di ricercare la bellezza e la voglia di trovarla. Quindi l'arte da sempre comunica all'uomo attraverso la bellezza ed è la stessa cosa che fa Dio, creatore. Infatti il cristianesimo è via veritatis e via pulcritudinis. Quindi la nascita di Venere perché all'epoca, pur essendo una bellezza laica, divenne manifesto della bellezza neoplatonica. E l'esplodere della primavera, la luce che pervade il quadro, le proporzioni quasi perfette di Venere indicano proprio la bellezza del creato, che è l'opera massima di Dio. E in più l'aggettivo bello è appropriato per Dio, perché ad esempio nel libro 13 della Sapienza si dice che Dio abbia infuso la bellezza nelle cose per manifestarsi attraverso di esse. Verità, la verità bellezza, questo è tutto ciò che sapete sulla terra e tutto ciò che vi occorre sapere. John Keats.
La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che è venuta fuori. Alda Merini. Santo e bello, Giorgio Vasari. Quindi l'insostenibile bellezza di Dio. Questo è Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich e rappresenta un uomo davanti a un mare in burrasca. L'autore ha voluto rappresentare il concetto di sublime, che è anche lo stesso concetto di infinito che cantava Leopardi. Quindi l'uomo si accorge della presenza di Dio, bella e misteriosa, e cerca di tradurla in poesia e in musica. L'arte nel corso del tempo è stata definita quasi una scala di Giacobbe, perché avvicina il mondo umano a quello divino, quindi attraverso la resa sensibile, quadri, musica, e il mondo divino a quello umano. La bellezza è la grande necessità dell'uomo, è la radice della nostra pace e della nostra speranza, ed è anche rivelatrice di Dio perché, come Lui, l'opera bella è pura gratuità, invita alla libertà e strappa dall'egoismo. Papa Benedetto XVI. La bellezza è l'eternità che si mira in uno specchio. Khalil Gibran. Ogni bellezza perfetta, come un animale o un quadro o una donna, non è che l'ultimo pezzo di un cerchio. L'ambizione dell'uomo è di scoprire e conoscere quel cerchio. Robert Musil. Spesso non ce ne accorgiamo, ma ognuno di noi vive in un paese di meraviglie. Qui abbiamo scelto una foto dal satellite per mostrare quella, appunto, come abbiamo detto prima, che è la grande opera di Dio, quindi il creato, la terra, ma anche l'opera dell'uomo, la tecnologia, quindi la capacità di arrivare fin qui. Ecco, questo servirebbe per comprendere il rapporto che c'è tra arte e fede, e anche sarebbe utile per far avvicinare gli uomini alla fede, quindi questo rapporto tra l'atto creativo di Dio e l'atto creativo dell'uomo, dell'artista, sempre però partendo dal presupposto che l'atto creativo di Dio è il punto da cui si parte per tutti gli atti seguenti. Il corso della natura è l'arte di Dio, e lo adoriamo. Il bello è una manifestazione di arcane leggi della natura, che senza l'apparizione di esso ci sarebbero rimaste eternamente celate. Goethe. La natura ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l'immagine di Dio e ha dei difetti per mostrare che ne è solo un'immagine. Blaise Pascal. L'arte è una territoria, una finestra sul bello, attraverso cui si intravede l'assoluto. Il concerto campestre di Tiziano rappresenta una scena bucolica in cui i personaggi suonano e la musica diventa il mezzo per esprimere la bellezza del paesaggio circostante. Il collegamento tra arte e fede è inevitabile, poiché il concetto dell'essere nella sua sintesi condiziona il concetto del nostro rapporto con l'essere nell'esperienza artistica ed estetica. Infatti Dio condiziona l'espressione artistica ed estetica, quindi l'estetica della parola assoluta. Noi scriviamo e leggiamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore sono queste le cose che ci tengono in vita. L'attimo fuggente. L'arte e la bellezza hanno in comune il fatto di colpire, di scuotere e di meravigliare l'uomo. Quindi l'arte, come un improvviso barile, accende e provoca meraviglia nel cuore. Nella croce sulla montagna, seppur in vista di notte, la resurrezione preannunciata dei raggi di luce, che raggi di luce al via del monte. E quindi se si è capaci di cogliere un raggio della bellezza divina in diverse manifestazioni del mondo, l'arte diventa una via verso Dio e quindi spinge l'artista a coniugare il suo talento creativo con l'impegno di una vita sempre più vicina alle leggi divine. L'arte non rappresenta il visibile, ma l'invisibile è invisibile. Questo taglio è per me uno spiraglio sull'assoluto. Lucio Fontana. A
adagio, umilmente, esprimere, tornare a spremere dalla terra brutta da ciò che essa genera, dai suoni, dalle forme e dai colori, che sono le porte della prigione dell'anima. Un'immagine di bellezza che siamo giunti a comprendere. Questa è l'arte. James Joyce. Dio è il signore degli artisti e l'artista nel momento in cui crea raggiunge il punto di massima somiglianza con il mondo. Infatti, inoltre, l'artista è l'unico che riesce a comprendere quel sentimento di pathos con cui Dio il giorno dopo la creazione guarda la sua opera. E questo è il lo notiamo ogni volta che l'artista opera. Abbiamo proprio questa cosa positiva, appunto, la creazione di Adamo e Michelangelo. Inoltre, quindi, le prime pagine, i primi episodi della Bibbia ci presentano Dio quasi come un modello esemplare per ogni artista e quindi per ogni arte. Arte è vedere l'opera di Dio, Paul Cézanne. Arte significa in ogni cosa vedere Dio, Herman Hesse. L'artista è spiato, infatti nella Bibbia si dice che il costruttore dell'arca di Noè fu avvolto dallo spirito di Dio. Inoltre in ebraico la parola Navi utilizzata per indicare i profeti è la stessa che si usa per l'ispirazione dell'artista. Gli artisti infatti sperimentano come intima necessità e speranza il desiderio di esternare un'idea che sfugge, un concetto mobile, unico, penetrante, sottile. Da qui l'opera di Caravaggio, San Matteo e l'Angelo, che raffigura dolcemente il modo in cui si attuerebbe nella fantasia del pittore l'ispirazione divina. La bellezza è una forma del genio, anzi, è più alta del genio perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo luna, Oscar Wilde. Occorre avere un po' di caos in sé per partorire una stella danzante, Nietzsche. Paolo VI, durante il suo pontificato, affermava a nome dell'intera Chiesa: noi onoriamo grandemente l'artista perché egli svolge un ministero parasacerdotale, accanto al nostro. Papa Montini e successivamente anche Giovanni Paolo II hanno cercato di realizzare un'alleanza con gli artisti, tutti gli artisti, credenti e non, nessuno escluso. Infatti il Papa ci invita a cercare anche in opere opposte alla nostra tradizione e sensibilità un ponte gettato verso l'esperienza religiosa. Da qui l'immagine della Sagrada Famiglia come immagine materiale della Chiesa, che non è l'edificio in sé, ma ovviamente chi lo compone. La Chiesa ha bisogno dell'arte perché deve rendere percepibile e anzi per quanto possibile affascinante il mondo dello spirito, dell'invisibile, di Dio. Ha quindi bisogno anche di saper realizzare tutto ciò sul piano letterario e figurativo. Giovanni Paolo II. La Chiesa ha bisogno dell'arte, ma anche gli artisti hanno bisogno della Chiesa. Infatti il cristianesimo diventa quasi una sorta di patria dell'anima per gli artisti e offre loro infiniti spunti di ispirazione. A termine di questa esposizione vogliamo proporvi una bellissima frase molto suggestiva di Miller, che recita così: l'arte e la fede non servono a nulla tranne che a darti il senso della vita. L'artista è sempre la risorta nel senso del conto delle cose. Il suo tormento è di riuscire ad esprimere il mondo dell'ineffabile. Benedetto XVI. Questa foto di ieri, l'altro giorno, l'altra classe. La proposta metodologica seguita dagli amici di prima B si caratterizza come pedagogia della scoperta dell'arte cristiana a partire dai primi secoli.
Va precisato che non tutto quello che esporremo rientra nel programma di quest'anno. Tuttavia, con l'aiuto dei nostri professori, abbiamo cercato di estendere le nostre conoscenze per offrire un quadro completo del cambio dell'arte. Si tratta, come si potrà vedere, di un processo che induce a scoprire il patrimonio artistico cristiano dell'Italia e di altri paesi, quale mediazione del messaggio evangelico inculturato. Grazie a questa ricerca didattica, abbiamo potuto individuare nel testo arte i contenuti religiosi da apprendere in vista di adeguate competenze. L'attenzione alla dimensione artistica della cultura religiosa ha offerto la possibilità di aprire dei collegamenti su altri saperi, quali, ad esempio, quelli attinenti ai linguaggi e all'espressività, alla letteratura, alla filosofia, alla storia e alla religione. Mediante questa esplorazione si è potuto conoscere l'artista, la sua epoca, nonché il luogo e il contesto socioculturale in cui è venuta alla luce la creazione artistica. Soprattutto mentre osserviamo, contempliamo, ci poniamo in ascolto dell'opera d'arte che parla narrando gli eventi della storia della salvezza. Conosciamo così il credo dei cristiani che, seppur espresso in una varietà di stili, racchiude sempre il perenne messaggio della liberazione. L'accostamento all'arte, dunque, non è fatto unicamente nell'ottica della storia dell'arte che studia diversi manufatti come espressione dei gusti estetici di una data epoca e di un dato contesto geografico. E anche un accostamento finalizzato, come si è già detto, a leggere e interpretare quello che un'opera ha detto e continua a dire ancora oggi. Il cristianesimo delle origini si identifica inizialmente solo con i simboli. Questo per due motivi principalmente. Prima di tutto perché il cristianesimo derivante dall'ebraismo proibiva la raffigurazione di Dio, e anche perché dal III secolo d.C. vigeva l'impero romano e a maggior ragione non era sancita la libertà di culto e la raffigurazione di Gesù Cristo e Dio. Tra i simboli più famosi abbiamo il pesce raffigurante Cristo, la sigla, ricordiamo la famosa sigla greca Ictus, Gesù Cristo Dio di Dio Salvatore. Poi abbiamo il pavone, simbolo della resurrezione, la colomba della pace, il buon pastore, in questo caso un simbolo pagano che in un secondo momento sarà rivisitato dal punto di vista dei contenuti, diventando appunto cristiano. Dal detto di Milano del 313 con Costantino si sancisce la libertà di culto per quanto riguarda il cristianesimo, diventando religione ufficiale dell'impero, e accanto ai consueti simboli vengono accompagnate anche immagini però prettamente vetero-testamentari, ossia inerenti all'Antico Testamento, tra cui abbiamo una raffigurazione arcaica della Dea di Noè nelle catacombe di Domitilla, oppure Caino Abele, orante allegoricamente simbolo del popolo di Dio che si salva attraverso la fede. Abbiamo poi l'arte bizantina che va dal IV al XV secolo che aveva come caratteristica principale quella di usare la tecnica mosaico. Questa tecnica mosaico prediligeva le tessere dorate che avevano il compito di, attraverso anche la luce che penetrava nelle basiliche, aveva anche il compito di creare un gioco di luci attraverso il quale faceva ribaltava la prospettiva e creava un'atmosfera sacra che metteva in collegamento lo spettatore, in questo caso il fedele stesso. Abbiamo qui raffigurato la processione con Giustiniano nella Basilica di San Vito a Ravenna, la processione con sua moglie la Regina Teodora. Si conquista anche con le incertezze e con il dolore. E questo è il grande simbolo della cristianità, la conquista della luce attraverso un sentiero buio. E proprio un'epoca buia è stata considerata quella medievale, contraddistinta da pestilenze, guerre e ingiustizie sociali, in cui l'arte rappresenta il primo tentativo dell'uomo di elevarsi alla divinità. Ecco perché un'Europa tormentata dalla peste si copre di un candido mantello di chiese. Siamo più avanti. Come ci testimonia appunto il grande sviluppo dell'arte architettonica, ma anche pittorica, tecnica quella della pittura preferita da Tomasi
decorativa, molto più costosa, che si concentrò sull'iconografia del crocifisso, in quanto simulacro della condizione umana del tempo, anche per via delle numerose commissioni francescane. Infatti, l'iconografia del crocifisso muta nel corso del tempo e con l'arrivo di vari eventi. Infatti, mentre nel 1138 il Cristo è rappresentato come triumphans, ovvero trionfante, e lo notiamo dall'accusa del corpo, diritta, e dallo sguardo pacificato, già nel 1250 il crocifisso di Giunta Pisano rappresenta un Cristo invece patiens, la sua sofferenza la si può cogliere nella resa dettagliata della muscolatura toracica e dallo sguardo particolarmente corrucciato. Solo nel 1300, in un'epoca già avviata quindi all'umanesimo, Cristo viene rappresentato da Giotto in maniera particolarmente verosimile, come ci suggerisce la posa del corpo abbandonato sulla croce e gli occhi ormai chiusi dal sonno della morte. Decorativo, veramente artistico, ma rappresenta la luce, il divino, perché quando l'uomo, quando
il fuoco di Dio. Passiamo ora ad analizzare il Rinascimento e il Manierismo, che sono due correnti diverse, anche se una deriva dall'altra. Il Rinascimento si sviluppò durante la prima metà del 1500 ed è caratterizzato dall'antropocentrismo, dal ritorno al classico e dalla prospettiva. Il Manierismo, che deriva dal primo, si sviluppa invece nella seconda metà del 500. Il nome si riferisce alla maniera, poiché i poeti e gli artisti di questo periodo dipingevano alla maniera dei grandi maestri del Rinascimento. Abbiamo preso in esame delle opere risalenti ai due periodi per evidenziarne le differenze. Qui abbiamo due ultime cene, la prima di Leonardo e la seconda di Tintoretto. Nella prima possiamo analizzare come ci siano tutte le caratteristiche del Rinascimento. Abbiamo il ritorno al classico che ci viene dettato dal soffitto a cassettoni, la prospettiva dagli arazzi laterali e l'antropocentrismo in quanto intorno alla testa di Cristo manca l'aureola. Nell'immagine del Tintoretto invece troviamo la classica rappresentazione dell'ultima cena e notiamo che i personaggi sono disposti in maniera scenografica. Abbiamo preso in esame anche due annunciazioni, la prima di Leonardo e la seconda di Caracci. La prima vede la classica rappresentazione di un'annunciazione. Notiamo però un anacronismo, in quanto il dipinto è ambientato nell'epoca contemporanea a Leonardo, che ci viene dettato soprattutto dall'architettura della casa. Nella seconda annunciazione notiamo la classica rappresentazione dell'annunciazione, appunto, con due nuovi elementi. Lo Spirito Santo rappresentato dalla colonna e il giglio che è simbolo di purezza. Qui abbiamo altre due rappresentazioni, una risalente al Rinascimento e l'altra al Manierismo, una di Michelangelo e l'altra di Bronzino. Nella prima notiamo come Michelangelo sia nato come scultore. Infatti notiamo l'anatomia della donna molto segnata, sia della Madonna che delle sculture sullo sfondo. Notiamo come i colori siano molto simili a quelli utilizzati nella pittura della Cappella Sistina. Nella Sacra Famiglia di Bronzino notiamo come i colori della veste della donna siano ripresi da quelli di Michelangelo. Qui abbiamo la classica rappresentazione della Sacra Famiglia con la Madonna, San Giuseppe e Gesù, che viene baciato da San Giovannino. Notiamo qui due Cristi morti, il primo di Mantegna e il secondo di Rosso Fiorentino. Notiamo come nel Cristo morto di Mantegna non ci sia il classico anacronismo, in quanto la Madonna e San Giovanni sono rappresentati anziani e provati dal dolore, mentre nel Cristo morto sostenuto dagli angeli notiamo come i personaggi siano diversi, in quanto ci sono gli angeli al fianco di Gesù che danno appunto il nome all'opera. L'arte sia stata praticamente influenzata dalla religione. Quindi ora passiamo all'arte barocca, che a differenza del Rinascimento e del Manierismo è nata nei primi anni del 600 durante il Concilio di Trento. Paolo III e successivamente Paolo IV utilizzeranno quest'arte per contrastare appunto la riforma luterana. Nel barocco prevale più che altro la propensione all'energia vitale e quindi all'uomo, alla chiesa e al mondo. Le caratteristiche generali sono quindi delle ampie e vistose vetrate e, a differenza di altre correnti artistiche, lo spazio non sarà più utilizzato come un qualcosa di chiuso, ma come una serie quindi di infiniti, poiché l'uomo si può riavvicinare a Dio. Allora, il termine barocco originariamente fu utilizzato in senso dispregiativo, in quanto indicava la mancanza di una regolarità e di un ordine. Questa accezione negativa fu utilizzata dai fautori del neoclassicismo, che erano influenzati dal razionalismo illuminista e che appunto consideravano questa mancanza di ordine e di regolarità come qualcosa di cattivo gusto. Le caratteristiche principali dell'arte barocca sono appunto delle linee curve con degli andamenti sinuosi e come ad esempio delle ellissi o delle curve che hanno una costruzione policentrica. Talvolta i motivi di appunto questi
queste curve, queste ellissi, si andavano a vedere. Tutto questo per far sì che coloro che vedevano avessero l'impressione di stare a teatro, dava un senso di forte teatralità e ciò doveva restare anche molto stupore. E, in questo periodo gli artisti usavano molto i colori. Questi colori, unendosi tra di loro, davano vita a dei giochi suggestivi di luci e di ombre. Un esempio lampante dell'architettura barocca è la chiesa del Gesù a Roma. Questa chiesa è conosciuta da tutti come la chiesa della Controriforma. All'interno di questa chiesa troviamo opere di Andrea Costa, la Fortuna e Carlo Fontana. Quindi ora passiamo dall'architettura alla pittura. La pittura barocca, quindi, a differenza di quella del manierismo, non sollecita più l'intelletto, ma va più che altro, quindi direttamente allo stomaco, alle viscere, in modo da suscitare i sentimenti dell'osservatore. Ora analizziamo un'opera di Caravaggio, La cena di Emmaus, che è stata realizzata nel 1601 con la tecnica ad olio su tela. A differenza quindi di altre opere di Caravaggio, qui abbiamo l'utilizzo dello sfondo, ma che comunque passa in secondo piano, in quanto quindi i personaggi sono la parte principale. Una delle caratteristiche principali di Caravaggio è appunto quella di utilizzare delle lanterne per far sì che si creano quindi delle zone di luce per sottolineare quella che per lui è la parte principale dell'opera. Avvicinano l'arte sacra a una devozione popolare, ma la allontanano da quelle che erano le vicende storiche del tempo. Solo verso la fine dell'Ottocento, una sensibilità artistica di tipo simbolista reintroduce soggetti spiritualmente intensi e non privi di religiosità. Uno dei maggiori esempi è Gaetano Previati, tra cui troviamo l'opera Il corpo di Gesù portato via e anche La Madonna dei Gigli. Questo quadro fu realizzato secondo la tecnica di visionista di cui Previati fu uno dei maggiori esponenti. In primo piano troviamo la Madonna che si rifà alle antiche maternità in tono, che mostra appunto il suo bambino. Sullo sfondo abbiamo un campo di gigli e la luce irradia sia appunto i gigli sullo sfondo e gli stessi corpi che posti in controluce sembrano smaterializzati. A differenza del passato, nel XX secolo le opere sacre non sono commissionate da privati o dalla Chiesa, ma sono il frutto della sensibilità religiosa dell'artista. In questo senso Ventisa l'opera di Matisse e di Chagall. Nella cappella di Saint-Paul-de-Vence, realizzata da Matisse, il suo scopo principale era creare un contrasto tra la superficie bianca di luce e di colore e i disegni neri su fondo bianco. Tra i disegni troviamo appunto la Vergine con il bambino che mostra in primo piano la Vergine che mostra il bambino al mondo e il bambino ha le braccia distese proprio come a preannunciare la crocifissione. La Vergine e il bambino sono immersi su uno sfondo di fiori che richiamano la radice di gesso che è fiorita, ovvero la schematizzazione dell'albero genealogico di Gesù a partire da Geschi, il padre del re Davide. In ultimo troviamo Marc Chagall con la crocifissione bianca. In questo quadro l'artista, che era ebreo, voleva appunto mostrare tutti i mali che aveva subito il suo popolo e anche voleva preannunciare ciò che avrebbe subito nei mesi e negli anni successivi. Al centro del quadro troviamo Gesù in croce che, a differenza degli altri dipinti, non indossa il perizoma ma un tipico manto ebraico. La croce è sorretta da un fascio di luce. Tutto intorno non troviamo
le solite figure, ovvero la Vergine, i ladroni, le pie donne, ma ebbe in fuga un senso generale di caos. A destra troviamo l'incendio di una sinagoga. Infatti con questo Chagall voleva richiamare l'incendio dei luoghi sacri, che per lui furono eventi molto sconcertanti. Infatti lo delinea anche dall'utilizzo del giallo e del rosso per appunto dipingere le fiamme, che vanno anche a pervadere il fosso di luce bianca, o quasi a volerne violare la sacralità. A sinistra invece troviamo altre scene di caos, tra cui l'incendio di villaggi, le tombe profanate degli ebrei davanti alle loro case. Vicino ai tre uomini davanti alla casa troviamo anche l'immagine del violino, che è un simbolo molto caro a Chagall, perché era lo strumento che accompagnava nascite, matrimoni e funerali. In basso troviamo anche il senso della fuga, delineato anche dalla donna che fugge con il suo bambino in braccio. In alto abbiamo tre rabbini più una donna che levitano come angeli umanizzati e innalzano una preghiera funebre. Il cielo è tutto solcato da nubi che sono solcate da questo fosso di luce bianca, che insieme a Cristo sono gli unici due messaggi di speranza e di riscatto per il popolo ebraico. Infine, il senso di generale drammaticità è reso benissimo dal pittore con l'utilizzo del bianco e del grigio nelle loro varie tonalità. Di fede attraverso quello che dice un grande architetto,
attraverso un gioco di luci e di ombre. Per il resto vi ringrazio e ringrazio soprattutto, diciamo, la preside che ci sta dando veramente tanta fiducia. Noi siamo ormai l'unica scuola, sapete, vogliamo fare parte a tutti gli effetti, diciamo, di questo gruppo liceale e ci stiamo impegnando tanto. Voi ragazzi io vi ringrazio tanto perché hanno lavorato tantissimo. Abbiamo finito di allestire la mostra una mezz'ora fa. Quindi tanti, in tanto presto posso invitare tutti a vedere la mostra. Grazie mille a voi. Noi studenti del liceo artistico, Istituto Statale d'Arte Sacro Cuore di Cerignola, con la guida dei nostri docenti, abbiamo elaborato vari progetti di costruzione di una chiesa, partendo da un'attenta riflessione sul significato e sulla funzione che tale luogo ricopre nella società contemporanea. La chiesa, intesa come luogo di culto, è il luogo ideale dove l'uomo può incontrare in modo intimo e nello stesso tempo universale Dio e fratelli. È il luogo privilegiato dove scoprire il ruolo del creatore che è affidato ad ogni battezzato, in una dimensione non solitaria ma aperta all'umanità intera. Il progettista, attraverso l'essenziale e personale apertura spirituale, deve cogliere il senso religioso e cristiano della sua opera, al fine di tradurlo in soluzioni spaziali congrue alle esigenze liturgiche e comunitarie. Lo spazio interno deve garantire l'attiva partecipazione dei fedeli. Occorre quindi che gli elementi rituali siano visibili e comprensibili, che i fedeli possano sostare seduti o muoversi in processione, che la struttura sia dimensionata alle esigenze rituali e al numero dei partecipanti. Inoltre, all'interno si deve creare un clima di raccoglimento nella partecipazione, per cui è importante che il sistema di illuminazione, la diffusione del suono, la climatizzazione dell'ambiente diano agio ai fedeli. L'altare deve costituire il fulcro di progettazione dell'intera chiesa edificio, poiché su di esso si celebra il santo sacrificio. Ogni parte della chiesa edificio ha dunque una sua specifica funzione a livello spirituale e comunitario, come un mosaico composto da tante tessere che nel loro insieme danno luce al Verbo incarnato. Tardi le vedremo perché abbiamo preparato dei pannelli, cioè due tavole però di chiesa e un plastico monumentico. Per plastico monumentico intendo un modello in scala, ovviamente diciamo di volumi soltanto perché non è molto semplice. Tenete presente che noi non siamo, cioè i nostri ragazzi non sono architetti, quindi secondo me hanno già fatto un grande lavoro. Io vorrei semplicemente, se possibile, così farle vedere un po' più, diciamo... Aspetta, perché abbiamo qualche problema, perché è un po' in automatico. Ho settato un altro computer, è un po' meno... Ragazzi, andate ad aiutare il professore. Sì, soltanto se mai si mi fai vedere così, se tutto... Solo le slide, una per una. E quello vorrei fare, soprattutto che decide di disattivare... Io penso che anche se noi andiamo in una presentazione va bene così, sì. Dobbiamo utilizzare i tempi perché poi se c'è l'entra sì. Questo giorno deve andare via, non vorrei che rischiassimo. Allora, come dicevo prima, avete... Questa è la parte introduttiva, diciamo, che vi fa capire a
attraverso alcune realizzazioni, diciamo, come gli architetti interpretano la chiesa, cioè lo spazio di culto, diciamo, in questi anni. Ovviamente, come vedete, c'è una grande differenziazione di, diciamo, dei progetti, no? Un modo differente di interpretare lo spazio della vita. Ora, vedete, semplicemente per dirvi, l'avete fatto troppo bene, non siamo in grado di disattivare. Gianfranco, Francesco, ragazzi, il professore. Sì, molto velocemente per dire che siamo partiti da due concetti fondamentali. Il concetto numero uno, quello che ci ha guidato, è che diciamo, tutte le architetture sono uno spazio, questo che si nota molto alla preside, come dice un critico, un filosofo dell'estetica, Lukács, dice che l'architettura è uno spazio reale adeguato che deve, diciamo, evocare adeguatezza, cioè deve darci il senso di quello che stiamo a fare all'interno di questo spazio. La prima, diciamo, riflessione che abbiamo fatto era questa. L'altra è che, diciamo, il lavoro dell'artista è per metà un lavoro intelligente, per l'altra metà è un lavoro stupido, cioè un lavoro che, come posso dire, richiede fatica, senza stare a pensare a quello che si fa. E questo lo diceva un grande architetto che si chiama Henrik Tessenow. Sulla base di questi due concetti fondamentali, linee guida, abbiamo concepito tutte quante le chiese che abbiamo fatto partendo da dei solidi molto semplici, cioè noi vogliamo, come posso dire, relazionarci al Signore non arricchendo, diciamo, gli spazi, ma semplificando praticamente la relazione tra l'uomo e gli spazi all'interno di, diciamo, di quale si fa quello, si avrà, diciamo, la celebrazione. Sono tutte ovviamente molto diverse una dall'altra, però richiamano tutte quante, come dicevo, questi due concetti. I materiali utilizzati, quelli che noi abbiamo pensato, sono tutti materiali estremamente moderni. Ci ha colpito tantissimo il cemento trasparente che è stato usato nell'ultimo padiglione Italia all'Expo di Shanghai, perché, come dicevo prima, e soprattutto negli spazi, diciamo, come ho detto, di culto, è fondamentale come entra la luce, perché ci dà poi dopo la possibilità, diciamo, di raccoglierci, eccetera. Quindi filtrare la luce attraverso delle pareti e non attraverso delle finestre, quasi come se noi in questo modo possiamo fare riferimento alle antiche vetrate, diciamo, decorate, eccetera. Questo è un, posso dire, è un modo nuovo, contemporaneo di interpretare, diciamo, le chiese della in particolare, diciamo, delle due. Ora, per il resto possiamo vedere, diciamo, direttamente dal vivo. Ripeto, i nostri ragazzi non sono degli architetti, ma sono dei liceali, quindi cercano di fare il massimo, diciamo, delle loro possibilità e delle mie possibilità, perché io sono praticamente quello che guida, per la possibilità loro, diciamo, di concepire. Io vi ringrazio e vi aspetto quindi dopo. Carissimi giovani, credo di non dirvi nulla di nuovo se vi dicessi che, come dinamica interiore, sia il liceo classico che l'istituto d'arte sono a me tanto cari, e potete capire la natura di questa mia affermazione iniziale, che non è una captatio benevolentiae. Giocando qui nel classico, Don Felice dice: beh, il classico è una cosa seria, tra l'altro
i miei anni di studio sono a livello di liceo classico, e dopo con gli approfondimenti hanno avuto a che fare sempre con il latino e con il greco. Ma nello stesso tempo però lo sanno bene gli amici dell'Istituto d'Arte quanto in questi anni ho avuto a cuore sia lo sviluppo e sia l'incremento delle loro ricerche nei diversi codici espressivi, tant'è che ben due volte all'anno, sanno bene gli amici dell'Istituto d'Arte, a Natale soprattutto e poi a Pasqua, ero solito visitare perché invitato, perché non mi sono mai autoproposto. Ci essere anche qui gli galantuomini, se si è chiamati uno si presenta, ma se non si è chiamati si rimane fuori. Perciò dirvi subito anzitutto che sono stato lieto e felice di poter incontrare voi giovani del liceo, dell'Istituto d'Arte, attraverso anche tutto quello che ha rappresentato questo processo sinergico dalla dirigenza, da tutti i colleghi docenti e voi carissimi giovani che avete elaborato un progetto straordinario, a cominciare da quella riflessione di Agostino. E voi che fate anche filosofia sapete che incidenza abbia avuto Agostino nel pensiero, ma anche nella sua esperienza di uomo. Era un adolescente, era un giovane effervescente, tant'è che ecco, ha avuto un figlio nella sua età adolescenziale che poi chiamò Deodato, e lui difatti utilizza proprio questo discorso. È immerso nella creazione, che è una realtà stupenda e meravigliosa, però ecco, la fragranza della natura non l'aveva ancora colpito, e lui dirà: io deforme mi aggrappavo a queste realtà, dicendo poi che io sono un deiforme, cioè in quanto uomo battezzato porta la forma di colui che lui dirà è il bellissimo. Quella pagina delle confessioni è un vero e proprio statuto di quello che rappresenta l'approccio tra l'arte e la fede, che lungi dall'essere due percorsi paralleli, costituiscono un unico percorso. L'anno scorso siamo stati intrattenuti su un tema molto forte, caro a voi giovani e anche filosofi: fides et ratio. Quest'anno avete fatto un altro percorso, avete voluto seguire la cosiddetta via pulcritudinis, la via della bellezza, che è quella che ci soggioga e ci stupisce. Tra l'altro avete riportato testimonianze di Agostino, di Cavasilas, di Nietzsche, di tutti questi autori, Altamirano, persone di altissima sensibilità spirituale, non certamente cristiana e cattolica, perché il bello, carissimi giovani, è iscritto nel nostro DNA. E perciò ecco l'idea, possiamo dire conflittuale, arte e fede, ho una visione piuttosto quasi da dirimpettai, beh, credo che avete dimostrato che attraverso il cammino che avete voluto perseguire ci ha messo davanti ad un transitus, ad un passaggio che io chiamo il transitus domini, dalla creazione, laddove si passa dal caos primordiale al cosmos. Quindi c'è già un disegno primordiale che preesiste a ciascuno di noi e che colui che ha voluto il cosmo, non a caso cosmo significa armonia, bellezza, la cosmesi per voi ragazzi, ha un rilievo notevole, no? E quindi capite bene che sotto questo profilo ecco, avete individuato un percorso che ha permesso di entrare in questi gangli vitali, perché la dimensione visiva è di gran lunga superiore
alla dimensione uditiva. Noi guardando entriamo subito in empatia con una realtà e diciamo: è bella, è brutta questa cosa, lo diciamo subito, un fatto istintivo. A differenza del suono, possiamo dire che l'immagine colpisce in maniera più immediata di quello che è il suono, sotto il profilo, possiamo dire, della empatia, dell'entrare in relazione con tutto ciò che ci sta attorno a noi, entro la quale realtà noi nuotiamo. Nuotare nella bellezza significa acquisire e metabolizzare tutto ciò che attorno a noi ci danza. Perciò non mi stancherei mai di dire a voi ragazzi, a voi giovani: frequentate i musei, frequentateli, perché c'è in giro una cultura becera che non è indice di sensibilità e di fedeltà alla tradizione. E il museo non nella visione meramente, ecco, romantica, raccogliere dei reperti. Il museo è una realtà viva che ci permette di entrare in questo dialogo con ciò che le tradizioni culturali, le civiltà ci hanno messo davanti. E mi pare che questo sia molto importante, perché la connotazione artistica che genera il bello è una connotazione che nasce con l'uomo stesso. Non so se vi ricordate, ecco, nel momento in cui Dio nella Genesi creò l'uomo e racconta attraverso i diversi giorni, alla fine di ogni giorno dice: vide e disse, tutto era buono. Con questa differenza, che nella lingua ebraica buono, bello, significa ed è scritto tov o tov, bv, è lo stesso processo. Però i 70, che hanno avuto a che fare con il greco, hanno preso dall'ebraico e l'hanno tradotto in greco, hanno usato quel tov, non più buono, bensì bello. Tutto era bello. Sicché il buono e il bello si identificano. Voi ragazzi del liceo sapete che ci sono i cosiddetti trascendentali, e tra questi c'è il bonum, il verum, il bulcrum. E questi tre termini che vi ho fatto, a cominciare da lens, ens, verum, bonum, bulcrum, convertuntur. Cioè, nel momento in cui dico buono, dico bello, nel momento in cui dico bello, dico vero. E questo ha permesso anche a livello di cultura classica di unire insieme il bello e il buono con un termine, la calogatia, cioè, ecco, kalos, agatos, uniti insieme danno che cosa? Questa scienza che ci permette di entrare in una visione stupenda e dice: ecco, meraviglioso, è bello, è buono. Perciò mi pare che sia molto importante considerare questo rapporto tra il buono e il bello per dare origine allo stupore, alla meraviglia. Non vi nascondo, cari giovani, che trovo in giro, man mano che vedo e considero la realtà che ci circonda, una, direi, nube un po' troppo scura. Avete fatto riferimento alla luce, avete fatto riferimento alle cromie, avete fatto riferimento a tutto quello che costituisce, ecco, la tavolozza cromatica attraverso la quale entriamo in questo dialogo con il bello, con il buono. Però abbiamo perduto il senso dello stupore, della meraviglia, del lasciarci sorprendere dall'incanto di un'alba. Ieri mattina ero verso Otranto e vedere questo fuoco del sole che lentamente si ergeva, era di buon'ora, era l'alba, e tu vedi subito come il cosmos, la creazione, canta le meraviglie del fattore, colui che ha dato origine alla creazione e alla bellezza. E poi, ecco, l'incanto di un'alba, un tramonto, il fissare lo sguardo su un fiore di campo,
consentitemi che ve ne dica queste cose, soprattutto perché siete ragazzi e dovete lasciarvi soggiogare da tutto ciò che tocca gli occhi, la mente, il cuore, per suscitare e lasciarsi afferrare dalla logica dello stupore. Cioè, di fronte a ciò che è venuto fuori dalla mente, dal cuore di una persona, dovremmo dire: che bello, che bello. Di fronte, e non è il mio solito parlare delle brutture, di fronte a certe realtà che ci infognano giorno per giorno, abbrutendo non poche volte perfino la bellezza primigenia del vostro corpo. Non dimenticate, cari giovani, care ragazze, che la scultura antica dal V secolo fino ad arrivare all'epoca greco-romana, gli uomini, gli atleti, gli eroi, le divinità erano tutti quanti nudi, ma non per una prospettiva sessuale, indurre ad una prospettiva guardonistica, non era questo, perché la visione antica di Prassite, pensate ad Hermes di Prassite, pensate alla Venera di Milo, pensate cioè a Fidia, le Metopi, pensate a tutto quello che i famosi bronzi di Liace, che quando sono venuti fuori tanta gente andava a guardare che cosa, l'anatomia maschile, ma queste sono buttate, sono cose non belle. L'artista antico mirava a che cosa? Alla perfezione, all'equilibrio. E il nudo, cari giovani, ve lo devo dire, è l'espressione della bellezza primigenia di Dio nei confronti dell'uomo. Vi ricordate? È un rapporto interdisciplinare che avete fatto. Quando Dio ha creato l'uomo e la donna, li ha voluti come? Nudi li ha voluti. E nell'uno, nei confronti dell'altra, ecco, aveva questa libidine, questa passione di dominare, di sovraffare, di soggiogare. No, nel momento in cui si scatena lo scombussolamento, il serpente, una immagine che voleva sedurre, è una immagine, possiamo dire, non è che il serpente ha parlato, è un modo di descrivere a parte dell'agiografo per indicare che quell'uomo, quell'umanità è stata, direi, possiamo dire, turlupinata, presa in giro. Se mangerai sarai come Dio. Si è lasciato prendere da questo discorso. Noi che siamo dei deformi, cioè portiamo impressa l'immagine di Dio, siamo diventati deformi, di cui parlava Sant'Agostino in quel testo bellissimo. E quindi in quel momento il bisogno anche di coprire le genitalità dell'uomo e della donna. E perciò anche la cultura greca, tutte le sculture, compreso anche le sculture rinascimentali, le pitture delle Venere, la Venere dormiente, avete fatto anche riferimento a Botticelli, la primavera, Venere che nasce dall'acqua, era tutto uno studio, cari giovani, di vera e propria dinamica di proporzioni, dove la matematica funzionava e in maniera mirabile. Perciò quando si parla di bellezza, si parla di perfezione, si parla di aspetti anche di equilibri, di proporzioni, di matematica. Allora vedete come sotto questo profilo, ecco, visto che siamo in un liceo classico, io devo dire davvero che per indicare la bellezza ho fatto riferimento a Tov, cioè quando Dio creò il mondo e ad ogni giorno diceva, ed è la cosa bellissima, quando Adamo si trovò di fronte ad Eva nella scultura, sì, è un processo scultorio quello che Dio ha fatto, e nell'arte la scultura è, possiamo dire, la scelta migliore, a differenza della pittura, e vi dirò dopo qualcosa in merito, è molto importante questo. Quando Dio plasmò l'uomo, e lo plasmò utilizzando in maniera, possiamo dire, narrativa, l'argilla per plasmare, come fa lo scultore, e poi creò la donna e trasse
dalla costola, la non perché la donna fosse un solo prodotto dell'uomo, ma per indicare che l'uomo e la donna costituiscono un'unica dignità, un'unica realtà. E quando Adamà, fatto dalla terra, vide, questo sì che carne della mia carne, osso delle mie ossa, è stato il primo canto, la prima canzone che è risuonato nell'antichità, nei secoli di Adamo nei confronti dell'uomo, della donna in questo caso. Questo sì che è carne della mia carne, osso delle mie ossa, la prima canzone d'amore, che nasceva da che cosa? Dallo stupore di un corpo femminile, di una donna che veniva a integrarsi e realizzarsi nella pienezza in questo progetto di bellezza e di amore. Non dimenticate queste pagine, cari giovani, che appartengono non soltanto alla religione cristiana, appartengono alla cultura mondiale, e quindi anche attraverso la narrazione la geografo ebraico ha voluto raccontarci tante di quelle cose che faremo bene a riprendere. Ebbene, ho fatto riferimento a Tov, però non dimenticate che nella lingua greca la bellezza e il bello, come viene indicato, con kalos. E kalos, il verbo, il termine, il sostantivo kalos, viene da kaleo. E kaleo cosa significa? Chiamare, ecco, trascinare, ecco, richiamare, offrirsi, presentarsi. Ecco, tutto il vocabolario che esprime la dinamica della bellezza. Per cui il fascino mi attira, non c'è dubbio, perciò kalos. E questo mi pare che sia molto importante, tant'è che forse voi non lo sapete, ma un archeologo mi sembra molto importante per voi nell'ambito delle ricerche sulla questione medica di tutta la realtà di Grecia, Troia. Bene, c'era questo Schimmelmann, Winckelmann, ho sbagliato, Joachim Winckelmann, diceva, sapete, che il bello appartiene ad un luogo e allo spazio e ad un tempo. Il luogo e lo spazio era Atene e il tempo era V secolo. Quasi a dire che nutrendoci di questa cultura classica noi riusciamo ad entrare in questa visione in cui il bello in latino può essere anche indicato da formosus. Cos'è il formosus? Ha a che fare con forma, e la forma dice rapporti, dice proporzioni, dice equilibrio. Allora, quando vogliamo dire che una persona è stupenda, non solo usiamo il termine formosus, ma usiamo anche formosissimus, speciosissimus. Cioè, il vocabolario, cari giovani, voi che avete a che fare con il latino, con il greco, devono dire queste cose. E Don Felice non ha nessun merito se vi viene a ricordare proprio questo discorso, facendo riferimento a kalos, formosus, forma, e anche perché mi pare che sia un altro aspetto molto importante nel vocabolario, pulcher, a che fare con che cosa? Con una persona, potrebbe essere anche un agnomen romano, un cognome, un agnomen romano. Quindi la bellezza si contestualizza e si storicizza in chi? In una persona. Quindi non ci troviamo qui di fronte alle astrazioni e ai massimi sistemi, ma ci troviamo di fronte, quando abbiamo a che fare con la bellezza, con un essere, con una persona, così come siete voi, rivestiti di quella bellezza primigenia che viene, ecco, da un grembo materno, dove lo stupendo mistero della vita viene a creare il capolavoro di ciascuno di noi. Se c'è un telaio in cui si tesse la nostra realtà umana, è il grembo materno. Se c'è un laboratorio in cui in 9 mesi si tesse il miglior capolavoro che possa esistere nel mondo, è il grembo materno. Allora capite come sotto questo profilo mi pare che il pulcher, il formosus,
stanno proprio a significare esattamente questa dinamica, questa realtà che soggioga, ci sorprende. Al di là se siete o no cristiani, se siete credenti o no, no. È un DNA iscritto nella creazione, un DNA iscritto nelle nostre volti, nei nostri volti, della nostra persona. Ecco perché il Vescovo viene ad invitarvi a dare senso a ciò che vi danza attorno, ciò che vedete l'uno nei confronti dell'altro, sapersi complimentare di una bellezza di un corpo senza sedurlo, sapersi, ecco, complimentare per una bella relazione come l'avete fatto voi e dire come siete stati bravi, ma che non è piaggeria, ma che è apprezzamento, che dice siete stati davvero splendidi. Ed ecco perché la bellezza, ancora una volta, nel latino classico si riveste anche di luce. Hanno fatto riferimento, ecco, alle chiese. Ma come quanto l'elemento luce sia determinante nella scelta del luogo, nell'orientamento e nella struttura. E il Medioevo in questo caso è mirabile, il riferimento alla prima luce che all'alba, ecco, venendo dalle tenebre, colpiva attraverso la finestra o il rosone ed entrava nell'assemblea e illuminava. Quando andrete nelle chiese romaniche medievali, voi vedete che ci sono nell'abside una finestra o un rosone, rosone nel transetto, a destra, a sinistra, all'ingresso. Ma perché? Perché c'era il movimento della luce che doveva dominare la scena all'interno di... Anche qui un richiamo molto forte a che cosa? Alla creazione. Quando c'è il passaggio dal caos al cosmos, dall'oscurità delle tenebre allo splendore della luce. Ed ecco perché nel linguaggio latino, quando vogliamo parlare di bellezza, parliamo di claritas. Claritas. Quando si dice, quando scriviamo, ecco, una lettera ad un professore, ad un docente, diciamo chiarissimo, clarissimus. E clarus ha a che fare con che cosa? Proprio con l'irradiazione della luce. Per cui non ci può essere bellezza che non abbia l'espressione, possiamo dire, di incapsulare, se fosse possibile, l'elemento luce, rendendo il nostro corpo diafano, risplendente, luminoso. E così come le sculture, ecco, del marmo di Paro del V secolo riflettono la luce, cari ragazzi, riflettono la luce. Ecco perché l'attenzione, ecco, alle sculture, l'attenzione a tutto quello che il passato ci ha detto, mi pare che sia una realtà a cui dovremmo prestare un pochettino più attenzione. E finisco con questa carrellata che vi è cara come uomini e donne che avete a che fare con il vocabolario: venustas, venustas. Che bello questo termine, la venustà, che poi ha a che fare con chi? Con chi? Venere. Con Venere, con Venere, Afrodite. Oh no, è così, la Venere latina è Afrodite greca. Allora, vedete, la venustas. Ma non so se vi siete, ecco, siete entrati nel mio cervello. Ma perché quest'oggi non finisce ed è da scomodare il vocabolario? Ma perché è lì sancito nella cultura, nei termini, ciò che noi desideriamo. Cosa desideriamo nella nostra vita? La claritas, l'irradiazione di una luce che viene dall'alto. E venendo dall'alto può mettere anche in ombra o denunziare le ombre, anche il processo luce tenebra è il discorso di una visione decisamente cromatica su cui gioca il nostro grande Caravaggio. Però capite bene che utilizzando questo vocabolario non faccio altro che risvegliare in voi la curiositas di non passare facilmente sui termini pulcher, formosus, venustas, elementi tutti claritas, elementi tutti pulcher, che dovrebbero richiamarci quello verso cui noi aspiriamo, il desiderio
di una bellezza che non è soltanto formale, anche perché un tocco di morale di poesia di aiuto. L'estetica è frutto di etica. I termini greci, estetica è frutto di etica. Nella misura in cui l'etica, il comportamento, il rispetto di noi verso gli altri, verso natura, è codice fondamentale, allora collaboriamo per la estetica. Perché cari giovani, voi potete utilizzare tutte le cosmesi sul vostro volto, tutto quello che diventa affascinante, attrazione dell'uomo, la donna, cose che conoscete più e meglio di me, però c'è una bellezza primigenia, fatemi scendere proprio terra a terra, una bellezza fatta con acqua e sapone. Paradossale questo mio intervento? Lo credo. Che sta ad esprimere che la cosmesi, la bellezza che tante volte noi vogliamo recuperare con tutti quegli impastracciamenti sul nostro corpo, se non nasce da una visione pulita, serena del nostro essere, sì, saremo affascinanti, ma mi fermo qui. Bene, siete troppo intelligenti per capire quello che Don Felice vi ha potuto dire con questa semplice battuta. Bene, la scultura, avete citato anche Vasari. Beh, ed io, nulla sapendo, Vasari è stato quello che ha scritto un libro, volume preziosissimo, per individuare la vita, le opere dei grandi artisti. E lui anche lì è furbastro, gioca su alcuni in maniera pesante, in maniera elogiativa, e qualche altro è famoso, ecco, uno scultore, anche lui, pittore, ecco, adesso sono alla ricerca a Firenze, lo sapete, no? A Firenze vogliono indagare tra le opere del Vasari, palazzo lì di Firenze, e dietro si ritiene che ci sia, è una battaglia, bene, vogliono. Allora, volete sentire il mio pensiero? Non so dove arriveranno, lasciate Vasari, perché non sappiamo dietro cosa trovate del Leonardo. Anche qui bisogna essere molto concreti, perché di certo sappiamo che Vasari ha scritto e ha dipinto quello, dietro cosa c'è? Anche qui la mitizzazione degli autori, no cari giovani, no, erano artigiani anche loro, che si avvalevano anche dell'aiuto dei garzoni, delle persone. Quante opere sono in porto la mano, l'intuizione dell'artista però compiuto dalla bottega. Attenzione su questo, perché oggi c'è la mitizzazione, oggi parlare, ecco, di Renzo Piano, parlare di Botta, parlare di Fuxas, con quella chiesa di Foligno che è stata portata avanti in maniera così spudorata e non accolta. E non so se pensiamo a Palladino, ecco, se pensiamo a questi autori contemporanei che naturalmente la dicono lunga, però non dimenticate, cari giovani, che loro saranno bravi nella misura in cui riusciranno ad interpretare. Bene, Vasari dice, la scultura, mi chiede lui, è la regina della bellezza. Quindi tra le belle arti la scultura è quella in cui si può trovare la bellezza, e non a caso ho fatto riferimento, ecco, al corpo maschile, scultura, al corpo femminile. Però lui dice, il nostro bravo Vasari, Dio, dovendo creare, non ha dipinto, ha modellato una scultura e poi l'ha resa vivente. E su questa linea e anche il nostro Michelangelo, che riteneva, mentre scolpiva, una presenza del divino, mentre con colpi di martello lui sbozzava, facendo passare quel masso informe a dargli forma. Ecco perché Sgarbi, vedo la preside, Sgarbi è un mostro di cultura.
Sgarbi dice che l'ombra del divino è l'arte. Quindi, come vedete, avete citato Cesare, Nietzsche, Agostino, Goethe, bene, Alba de Vigne, e vi ho citato anche un po' Vasari, e vi ho citato anch'io un po' Sgarbi, che oggi sembra essere il critico catechico che per eccellenza di tutta questa realtà. Bene, cari giovani, cari ragazzi, io non mi dilungo perché siete stati davvero straordinari nel raccontare dall'arte catacombale graffita sui muri e dove le ironie sono ambientate in quel contesto oscuro, e sappiate che le catacombe, ecco, non erano luoghi per rifugiarsi i cristiani, erano dei cimiteri, e nei cimiteri essi hanno raccontato con la crittografia simbolica quello che voleva dire un pesce, una colomba, l'orante, ecco, una colomba con il becco, cioè tutte le immagini che venivano a dialogare con, pensando poi a tutto quello che è compreso anche il bel pastore, il buon pastore, anche lì è un pastore preso dalla cultura pagana, raffigurato, facendo diventare bello, imberbe, segno di una bellezza, possiamo dire, mai consumata. Ebbene, cari giovani, ci avete fatto passare attraverso l'arte paleocristiana, il fulgore di Ravenna, la struttura robusta del romanico, e il romanico pugliese è una grande arte, c'è là il romanico pugliese, c'è il romanico toscano, e se andate a Modena, a Piacenza, a Parma, trovate cose straordinarie, trovate scultori, non so, Virigelmo, Ghiberti, Donatello, tutti uomini che all'epoca hanno lavorato, e in che maniera hanno lavorato, e quindi il Medioevo, mi raccomando, non so a livello di filosofia come viene giudicato questa stagione. Huizinga aveva detto che il Medioevo è un autunno, non è vero, non è vero, il Medioevo ha prodotto cose straordinarie. Ho fatto solo riferimento all'arte scultorea pittorica, è straordinaria, il gotico con il suo verticalismo, e tutto questo discorso poi del barocco nell'ambito di una realtà conflittuale con il mondo protestante, fino ad arrivare ai nostri tempi. Però questo vi posso dire io, che in tutto questo movimento da A c'è un transitus, il transitus domini che attraverso noi uomini e mi continua a raccontare, e attraverso l'opera dell'artista, dell'artefice, non facciamo altro che descrivere e riproporre la bellezza che noi tanto sogniamo e tanto desideriamo. Chiudo con una battuta che potrebbe essere offensiva nell'ambito di un manifesto, no, che esprime esattamente il processo, non so, sono molto attento, un processo evolutivo ma anche involutivo. Perciò anche da parte nostra di Chiesa mi sono sempre occupato di questi problemi di progettazioni, di seguire i lavori. C'è un momento particolare, né a livello scultorio, architettonico, a livello pittorico, però devo dire che nel 48 un certo Barnett Newman, pittore americano, affermava: il desiderio di distruggere il bello è stata la forza motrice dell'arte moderna. Cosicché, di fronte ad un'opera d'arte contemporanea, si preferisce parlare di installazione. E forse voi, non so se eravate nati, sì, c'era qualcosa di abominevole nella Biennale, dove addirittura si diceva Manzoni, no, Manzoni grande, merda d'autore,
merda da un artista. Abbiate pazienza, abbiate pazienza, questo è un insulto all'arte. Si parla di installazione, che potete dire, sì, va bene, mi piace, ma non se possiamo dire, è bene. Quindi il 48 c'è questo proclama, che forse ha determinato anche questo processo involutivo. Comunque la Chiesa è sempre molto attenta. Voi siete stati ai Musei Vaticani, siete stati anche alla Galleria nel Vaticano dell'arte contemporanea, avete citato Paolo VI, avete citato Giovanni Paolo II. La Chiesa sta sempre molto attenta agli artisti, sempre. C'è questo dialogo. Ad un certo momento si è interrotto, perché il modo di concepire l'arte cominciava a prendere altre pieghe. Per noi l'arte è irradiazione del divino, della bellezza, ma se ci troviamo di fronte a certe realtà, ecco, ho usato il termine con plebeo, ecco, cacca, merda, d'autore, beh, se queste arti, abbiate pazienza, ecco, io proprio non me la sento di sottoscrivere. Parleremo oggi di installazioni, ma non so fino a che punto questo possa essere bello. Beh, cari giovani, io cosa vi devo dire? Sono stato molto contento per tutto quello che avete fatto nel percorso. Amo pensare che mi farete dono di tutto quello che avete scritto e avete voluto raffigurare e raccontare dall'inizio alla fine, e ringrazio la dirigente, la preside, ringrazio tutto il corpo docente, tutti coloro che hanno permesso anche di farmi entrare in questo istituto a chiacchierare con voi e ad apprendere, perché davvero ho appreso tantissimo dal modo con cui avete individuato fenomeni artistici nel tempo e nello spazio, che davvero, ecco, mi sono ricordato quando per pagarmi i miei studi di specializzazione a Roma ho insegnato, addio, ero già prete, mi sono pagato i miei studi andando ad un liceo scientifico Morgagni di Montevergine, e non poche volte il professore di storia dell'arte mi chiamava per una visione, possiamo dire, insieme, di raccontare, descrivere. E un anno ha voluto il preside che accompagnassi la scuola ad una moto su Caravaggio, mi ricordo ancora molto bene, per far viva la città, Roma, Caravaggio. Bene, questo mi ha permesso, ecco, di ritornare giovane prete, professore, e mi ha permesso di incontrare gli alunni, perché attraverso la via pulcritudinis forse ci si intende meglio dei massimi sistemi e della filosofia, che dovreste ben conoscerla, e della teologia, per quello che vi sarà dato di poterla conoscere, e della bellezza di vivere, che vi auguro di tutto cuore che possiate essere belli e buoni, per quel termine della caragogatia, belli e buoni, perché ciò che è buono è bello e ciò che è bello è anche buono. Grazie, cari. Quotidianamente hanno un cuore e si sono puliti, e raccomando sempre loro di essere così. Complimenti professori, complimenti ragazzi, siete stati veramente meravigliosi. Studiare, apprendere, ma in questo modo così vissuto, così sentito, vi permetterà sicuramente di fare realizzare cose belle e buone, cose grandi. Gli artisti, l'artista maggiore è Dio, ha creato una varietà infinita, abbiamo tutti due occhi, un naso, una bocca, eppure siamo ognuno diverso dall'altro, un tratto speciale in ognuno di noi, cercate questo infinito che è dentro e realizzato. Eccellente, abbiamo
pensato, le manderemo pure tutto il lavoro svolto dei ragazzi. Avevamo un vecchio impegno di darle questo pensiero e ricordo dell'anno scorso e la fotografia del gruppo dei ragazzi che abbiamo fatto qui in Cornigiano. Sono qui sinteticamente ripresi perché è il ricordo del nostro incontro dell'anno scorso, di questo appuntamento ormai annuale che ci piace particolarmente. Ogni anno troviamo una tematica e lei tanto è così, come dire, aperto sul sito che non avremo problemi. Sarò molto contenta e incominciamo, ci sta già la fotografia. Come no? Posso lasciarlo perché non è una parte. Questi ragazzi vogliono farle, le manderemo anche i lavori. Professor Solomita, veramente complimenti, un coordinamento speciale. Va bene? Allora uscite,